l'amministrazione, il nostro sindaco che rappresenta tutta la nostra comunità di Miera Valle, farà la preghiera di tutti quanti noi a devozione della nostra Madonna della Pietra e poi ci sarà un omaggio a Gloria e poi inizieremo la Santa Messa. Nel rivolgere la preghiera alla nostra Madonna della Pietra, quest'anno voglio anche rivolgere un saluto a tutti voi presenti qui oggi su questa solenne e ai tanti chiaravallesi che per vari motivi di affetti familiari, di lavoro, purtroppo non vivono più la nostra Chiaravalle, ma che in questi giorni sono ritornati qui da noi. Anni, quest'anno anche molti di più devoti della Madonna della Pietra e tutti noi prostrati innanzi a lei rivolgiamo le nostre preghiere come facciamo quotidianamente quando affidiamo tutte le nostre azioni, tutto il nostro fare, perché è sempre la nostra mamma, colei che ci guida in tutte le cose che facciamo. Io da sindaco vorrei veramente augurare a tutti quanti voi quello che viviamo in questi giorni, lo spirito che ci lega di amore alla nostra Madonna, non finisca in qualche ora di preghiera in questa chiesa, quando siamo prostrati dinanzi alla nostra Madonna, ma che lo possiamo portare anche fuori, per poter vivere veramente con uno spirito nuovo di amore, di serenità e di pace il nostro vivere quotidiano, pensando sempre che chi ci sta accanto è il nostro prossimo e lo dobbiamo amare come noi stessi. Preziosa Vergine e Madre Tenerissima della Pietra, umilmente, prostrati innanzi a te, pieni di riconoscenza per le grazie da te ricevute, noi ci dedichiamo di tutto cuore al lavoro tuo e ti invochiamo, pieni di confidenti affetto. Tu guida i nostri pensieri e le nostre opere alla gloria tua e a quella dell'unigenito tuo figliolo, il quale, volendo il nostro bene, non lo vuole altrimenti per mezzo tuo, o Clementissima Madre e Regina nostra. Tu da lui ci ottieni torrenti di grazia e ci ravvivi nel deserto di questo mondo, ove peregriniamo miseri figli di Eva. Vergine pura, Vergine bella, Vergine santa della Chiesa, non volere abbandonare questa tua devota Chiaravalle, la quale nulla tralascia per onorarti quasi conviene. Ottieni perdono ai miei peccatori, coraggio ai figli, conforto agli afflitti, perché tutti coloro che ricorrono alle tue preghiere possono lodarti ed esaltarti eternamente, uniti al tuo Figlio Gesù. Così sia. Insieme a tutti quanti e viva Maria! Thank you.
affinché diventiamo eco delle sue parole e riflesso della sua pace. Egli è Dio che regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli e i secoli.
In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del di piombare in uno stato di sofferenza
Ed è in questi frangenti che la riscoperta di Maria è decisiva per una conversione. Quando tutto crolla, quando tutto appare buio e brutto, pensiamo ad esempio alla guerra o agli altri eventi drammatici, dobbiamo sempre cercare la bellezza. Dobbiamo sempre cercare la bellezza. Mi viene in mente un'esperienza che ho fatto tanti anni fa, prima di farsi, proprio dopo il terremoto delle Marche. Sono andato a fare una visita a Visso, che è stato il paese più colpito del terremoto. E proprio sul muro c'era un'immagine della Madonna, perché di solito ognuno di noi, soprattutto alle case più antiche, mettiamo sempre all'esterno. Questo muro era crollato, eppure l'immagine di quella Madonna stava lì, non era crollata, non si era rotta, non si era neanche scaduta. E pensiamo appunto a quanto Maria ci sostiene con quella certezza di una presenza che non ha uguali in questo mondo. Come conclude il poeta Leopardi, di qua dove sogniamo in pausa e brevi, questo mio amante è in origine. Questa realtà, questi anni infausti e brevi, provocano al cuore vivere una ricerca di Dio. Lo abbiamo meditato nella terza domenica di Pasqua di quest'anno, quello che diceva Moldes. Ciò che importa in questo mondo non è tanto dove siamo arrivati, ma la direzione nella quale ci muoviamo. A chi rivolgiamo? Chi poniamo la nostra domanda capitale? In chi poniamo le nostre paure che generano l'intensità della preghiera? In chi? È questo chi che già è un cammino di fede. Non è un qualcosa, ma è una persona, è una presenza, è una certezza a cui poniamo la fatica del giorno. Pensate ad esempio a tutti quanti voi, quando tutti i giorni avete lavorato, poi tornate a casa la sera, se ne sta, tutto questo, tutte magari le depressioni, tutto quello che vi portate appresso. Dove acquista senso il lavoro fatto durante la giornata, la fatica vissuta nella giornata? Nello sguardo che poniamo alla nostra moglie, al nostro marito, ai nostri figli, ai nostri genitori anziani. Solo in questo sguardo tutto diviene un senso. Se non c'è questo sguardo è solo fatica. Se non c'è questo sguardo tutto è fatica. Solo riconoscendo e facendo memoria questo sguardo, allora la fatica del domani, il mio lavoro, acquista un senso. Se quando torno a casa non avrò e non saprò riconoscere questo sguardo che dà un senso alla mia vita, il domani allora è più buio di oggi. Solo così riusciremo a capire che Dio ci dà un dono e questo dono lo viviamo intensamente nelle aree della nostra vita. Nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto.
Santo, la remissione del peccato, la resurrezione della carne e la vita eterna. Fratelli e sorelle, Dio ama tutti e a tutti, offre la sua salvezza con fiduciosa gratitudine, eleviamo alcune nostre invocazioni e diciamo insieme: ascoltaci, oh Signore. Per la Chiesa, perché la Chiesa, vivificata dalla grazia divina, produca tutte ingiustizie di santità e porti al mondo la pace del Cristo risorto. Preghiamo. Perché i nostri governanti si facciano promotori dell'ordine sociale e della pace, attendendo allo sviluppo integrale dei loro popoli con umana e cristiana sensibilità. Preghiamo. Perché la nostra comunità parrocchiale, che oggi vive la sua festa della Madonna e della Pietra, sappia comportarsi da fratelli e sorelle nella comunione e nella carità. Preghiamo. O Dio, tu sei padre di tutti, insegnici ad andare oltre i nostri limitati orizzonti e riempici il senso cristiano dell'universalità, perché unita al tuo figlio possiamo edificare il tuo regno di pace e di amore. In Cristo. Possiamo ricevere te stesso, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore.
sempre in ogni luogo, a te Signore Padre Santo, Dio di potente ed eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria, Padre, ha mandato il tuo figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui il nuovo Adamo ha detto l'umanità dei caduti e con la sua morte ci ha resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui, schiere degli angeli, adora la tua maestà divina e nell'eternità si allieta davanti al tuo volto. Allora canto concedo il Signore che si unisca le nostre umili voci nel inno di lode. Doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma e
fede e nell'amore, la tua Chiesa peregrina sulla terra. Il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto e ci ha resi partecipi della sua vita e volontà. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, te Dio Padre potente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, in secolo e in secolo. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminata la sapienza del cielo, cantiamo insieme. Thank you.
saremo avanti e poi sempre ricordamente compiere per due e ritornare dietro che posti le lati fino al centro. Il fondo verrà in diamorato dalla comunione. Vi ricordo soprattutto, prese di fondo, che la comunione si riceve se non è arrivato dall'inizio della messa, ma alla fine. Impariamo un po' a capire veramente che l'Eucaristia non ha quella superficialità che spesso viviamo. Soprattutto quando è arrivato un minuto per la comunione, in mancanza anche proprio della sacralità, del sacramento.